Nelly Ziganshin e Alexander Gazi hanno fatto una scelta particolare per i loro programmi, una scelta molto recitata, molto particolare. Loro hanno deciso ovviamente di costruire questi programmi con Averbuch, Ilya Averbuch, che ha coreografato per loro anche il libero, un libero veramente stranissimo, dove rappresentano degli zombie, ma anche questo short vuole essere comunque molto divertente. Sesti agli europei. È particolare questa scelta, guarda, fino alla fine mantengono questa parte molto recitata. Molto recitata, fa molto effetto soprattutto in video, quando colgono dei primi piani, delle espressioni, ha molta più impatto. In mezzo alla pista, da dove siamo noi, per esempio, qui non su in alto, non si coglie nemmeno. È molto più capibile a livello televisivo e fotografico. Fotografico. No, dico questo perché succede questa cosa curiosa che racconto brevemente. Nel nostro ufficio grafico al giornale, i nostri grafici, che sono ovviamente espertissimi di immagini, di fotografie, del tutto casualmente, senza sapere nemmeno chi fossero, tra le 10-15 immagini più belle di tutti gli sport, per cui voglio dire, vedono centinaia e centinaia di foto al giorno,
hanno scelto un'immagine che ritrae questi due ragazzi, un'espressione in primo piano straordinaria di una gara di Grand Prix, questo per confermare appunto quello che veniva detto adesso, insomma sono veramente dei grandi attori sul ghiaccio, hanno delle facce molto particolari. Beh, nel free dove interpretano due zombie sono incredibili, sono bravissimi, eh? Poi può piacere non piacere come stile scelto, però guarda anche in questi replay. È vero. Sì, però vedi quanto lo apprezzi di più quando lo vedi sul replay rispetto a quando lo vedi giù sulla pista, soprattutto se sei in alto su una tribuna. Probabilmente comunque a livello giudici, che sono invece giù molto bordo pista, si nota molto. Guarda, stamattina sai con cosa lo notavo stando lì a bordo pista? Con Ashley Wagner, questa sua scelta del Red Violin, dove lei dice che lo fa per dare un'interpretazione più intensa e per presentare una parte un po' diversa del suo modo di pattinare. Guardandola giù a bordo pista, questo si percepisce tantissimo, perché noti le espressioni, noti anche come vanno i pattinatori a sottolineare ogni piccolo aspetto della musica. Il rischio in certi casi che diventi anche troppo, nel senso che poi va a discapito degli aspetti tecnici o più prettamente legati al pattinaggio, ecco. Però è chiaro che invece in un contesto generale arricchiscono. Vediamo allora il punteggio per loro e si sono messi di 60-08. È stato apprezzato a 30-85 per quanto riguarda il Technical Element. Loro non sono felici. 29-74. Forse hanno lavorato per qualcosa di più, ma è il loro season best, comunque il loro punteggio migliore. In questo momento sono in quarta posizione. Al comando la coppia statunitense Merrill Davis e Charlie White.